Una conferenza per evidenziare l'importanza di un piano di protezione civile nei casi di emergenza. Questa mattina è stata ospitata nella sala convegni di Palazzo Alessi a Paternò. Lo strumento urbanistico, il piano regolatore, è scaduto nel 2005 per chi non lo sapesse, mentre il piano di emergenza della protezione civile non viene revisionato nel 2003, quindi capite l'importanza appunto di questi strumenti. E non abbiamo fatto altro che mettere in campo tutte quelle che erano le nostre forze, le nostre competenze dal punto di vista delle associazioni, comitati, gruppi politici trasversali per dare un segnale all'amministrazione. Noi ci siamo, noi sappiamo che ci sono questi problemi. Crediamo che di questi problemi ne siano a conoscenza tutti, la città di Paternò non può più attendere, quindi chiediamo una concreta programmazione per la risoluzione di questi problemi. Noi abbiamo inviato un sollecito, diciamo così, all'amministrazione comunale già all'indomani del terremoto. Diciamo che più che altro abbiamo fatto presente appunto la situazione di emergenza, l'assenza di un piano di protezione civile o comunque, tra virgolette, l'inganno che c'era stato proposto da parte dell'amministrazione che tentava di dare una risposta a questo, facendoci vedere un piano di protezione civile che in realtà, come ha ben detto Salvo, non è assolutamente obsoleto, non è più adeguato per la città così com'è. Partiamo dal presupposto che qualsiasi evento calamitoso senza una pianificazione diventa emergenza. Quindi una pianificazione territoriale permette di identificare i rischi presenti sul territorio, quindi rischio sismico in funzione della tipologia di edifici, rischio idrogeologico, quindi zone infrana, in dissesto o potenzialmente inondabili, appunto. E ovviamente il rischio anche vulcanico dovuto alle ceneri è un rischio che va inserito nella pianificazione del piano di protezione civile.